14 aprile e solo acqua. Ho appena terminato una telefonata con Silvia, questa donna, ormai non è più una ragazza, che non ho mai incontrato e con cui sto intrattenendo conversazioni molto importanti, quasi tutte le sere. Oggi mi sono sentito parecchio giù perché le ho raccontato che al lavoro da me non ho contributi, non ho malattie, non ho ferie, che mi pagano in regola a metà delle ore con un co-co-co. Ho controllato su internet e uno statale delle medie che lavora 18 ore prende poco meno di me. O più di me a seconda dei mesi, tipo questo mese ho preso 1200 qualcosa e lui prende sempre 1400. E mi sono sentito davvero giù e lei ha incominciato una dissertazione secondo la quale è profondamente ingiusto, io dovrei far valere i miei diritti. Ho paura che mi mandi lo spasso, perché il periodo è quello che è e io non ho una magistrale, non potrei insegnare da nessun'altra parte. Quindi gli ho confessato anche il mio piano farfetched, come si dice, improvvisato di iscrivermi alla magistrale. Panico e paura anche lì perché io devo ancora unito una decina di migliaia di euro per colpa dell'ISEE compilato da quello stronzo di mio padre. E quindi probabilmente non mi potrò iscrivere a una magistrale e proseguire gli studi. Ieri non ho registrato il diario perché avevo paura che mi avrebbe fatto troppo male. Ieri ho avuto la lezione di dizione e abbiamo letto a prima vista un testo. Quando toccava agli altri, il mio microfono era disattivato in un. Nessuno mi avrebbe ascoltato, conoscevo tutte le regole, la dizione, leggevo bene, e invece quando toccava a me, mi si rigidiva l'apparato fonatorio, sbagliavo i suoni, non leggevo bene, leggevo spezzato e rotto nella voce. Mi uccide. E quindi ho pensato inconsciamente al fatto che probabilmente dovrei pensare a lungo termine a questo piano B, che è insegnare, quindi prendere dei titoli e un contratto che mi dia dei contributi per un eventuale futuro, perché ora come ora il mio sogno è impossibile da realizzare non per cause esterne, ma per colpa mia, perché non sono in grado io di farcela. Questa cosa mi uccide. E ho parlato con Silvia dei sogni e di un eventuale raggiungerli e lei mi ha citato il film della Pixar, Soul, e io mi ricordavo con estrema precisione il pezzo finale, quando il protagonista riesce, dopo una vita passata a insegnare dei bambini a scuola, a suonare finalmente con una grande musicista, suonare molto bene in un locale prestigioso, e finita la serata chiede: "È tutto qui?" E lei gli racconta la storia del pesce, un giovane pesce
che va da uno vecchio e chiede: che cos'è l'oceano? Io sto cercando l'oceano. E il pesce anziano risponde: ci sei dentro? E questo l'oceano? No, questa è solo acqua.